27esima edizione di una vera e propria classica monumento per il ciclismo femminile internazionale. È il Gran Premio della Liberazione e crema ogni anno nella festività del 25 aprile, diventa a tutti gli effetti la capitale del ciclismo in rosa, con le atlete elite pronte ad animare uno degli appuntamenti dedicati alle velociste, alle principesse dello sprint che ogni anno si giocano per una questione di millimetri uno dei traguardi più prestigiosi che valgono una carriera. Giorgia Bronzini, dopo i 3 successi già messi in carniera e nella propria bacheca personale, con la maglia di campionessa del mondo a 12 mesi dall'ultimo successo, è pronta a rimettere in palio il successo e la vittoria conquistata nell'ultima edizione. Bronzini, senza dubbio tra le atlete più pronosticate per il successo finale, avrà sicuramente delle dirette antagoniste di grande valore, a partire ovviamente da Rasalė Leivytė, già pluripiazzata, la campionessa di Lituania su questo traguardo, l'umbra Monia Bakkaile, che 2 anni fa riuscì ad anticipare proprio la piacentina Bronzini per una questione di millimetri. Uno spettacolo da vedere, con i 12 giri da percorrere, i passaggi intermedi continui su Viale Santa Maria, che davvero si veste a festa con un impressionante numero di appassionati ed un grande pubblico che come sempre non fa mancare il proprio sostegno a queste atlete. Si chiama Gran Premio della Liberazione ed è uno spettacolo del ciclismo femminile a tutti gli effetti.